Uno spettacolo multidisciplinare, quello ideato dal maestro Sergio Coniglio e proposto dal Conservatorio di Musica di Vibo Valentia per l'organizzazione di Ama Calabria, perché fonde insieme quattro arti, la musica, la poesia, il disegno e il teatro in un'azione che narra momenti di vita di tutti i giorni. Le miniature, scritte e interpretate da Sergio Coniglio al pianoforte, sono una raccolta di 24 piccole composizioni nate dall'improvvisazione estemporanea dell'autore e poi diventate in sequenza immagini da ascoltare, da leggere, da vedere. Ogni composizione, infatti, è preceduta da una piccola didascalia in poesia di Giuseppina Giansiracusa, declamata dall'attore Alberto Michelotta, e accompagnata da una rappresentazione grafica realizzata a matita da Giuseppe Coniglio, proiettata su schermo. Una combinazione di arti per un piccolo viaggio nel quotidiano, tra passione, sentimento, melanconia, gioia, riso, tristezza. È un lavoro che nasce dalla musica e poi coinvolge le altre arti, in quanto dopo aver composto questi piccoli brani li ho assaporati e ho cercato di sentire che sensazioni mi provocassero, e da lì ho tirato fuori delle immagini, dei titoli che poi sono diventate immagini da guardare, cioè dei disegni, immagini da ascoltare e immagini da leggere, cioè delle piccole poesie. La sensazione è che c'è molto di intimistico. Tutto quello che nasce spontaneamente, no, dall'improvvisazione, non inteso come approssimazione, ma come momento estemporaneo, penso che abbia qualcosa di intimo, non è costruito a tavolino. Quindi. È sembrato un dialogo tra il musicista e il pubblico dove c'era una sorta di confessione. Spero che sia stata così, perché per me ogni volta che mi esprimo in pubblico è una rosa, perdere tutti i petali, quindi spogliarmi di tutta la costruzione che c'è nella vita di tutti i giorni per mettere a nudo quelli che sono i propri sentimenti. Ancora di più in queste composizioni che sono mie e quindi veramente fanno parte della mia persona. Mi sono spogliato sperando che sia stato di gradimento, appunto, vedere nel mio cuore quello che c'è.